sono venuto in Grecia per fare due concerti con i Causia e, visto che devo passare per Atene, mi fermo qui un paio di giorni per incidere qualche pezzo con Manos, un musicista greco che ho conosciuto l'estate scorsa grazie all'eutaio Valerio Ferron e alla sua compagna Alexandra Radonic. Ne approfitto per visitare brevemente la città, partendo dal suo monumento più famoso, il Partenone. È una vera emozione muoversi tra questi templi, che hanno testimoniato nei secoli la nascita di concetti fondamentali della nostra civiltà. La democrazia, la filosofia, il teatro, la musica. Questa collina è una sorta di ombelico del mondo. Sarà la suggestione, ma mi sembra che qui si respiri un'atmosfera magica. Queste pietre parlano e starei qui delle ore ad ascoltare l'eco dei loro suoni incastonati nel silenzio. Se infatti è vero che c'è un silenzio nella musica, così certi silenzi sono così pieni di musica che basta fermarsi per poterli ascoltare. Trovo quindi con Manos e il suo amico Yorgos per registrare tre pezzi nello studio di quest'ultimo. Decidiamo di incidere dei pezzi conosciuti. Questa è Historia de un amor, un classico della musica latina. Credo che non esista una versione per bandoneon, violino e liuto greco. L'idea è di utilizzare queste incisioni come materiale promozionale per proporre futuri concerti qui ed altrove. Sera giro un po' per la placca, il quartiere centrale sotto al Partenone. Più tardi mi trovo a bere qualcosa con Ismini, un'amica che insegna tecniche di registrazione in una scuola di musica qui ad Atene. Gli chiedo di parlarmi della sua attività di docente. Lavoro in una scuola di ingegneria musicale, lavoro con i ragazzi che vogliono diventare ingegneri del suono. E poi ci sono tante persone che vengono qui a registrare a scuola. Aiuto i ragazzi nei progetti, con le registrazioni, i missaggi, li aiuto insomma a realizzare una produzione musicale. Gli chiedo com'è la scena della produzione musicale qui ad Atene. Penso che sia un po' difficile, un po' per la situazione, i prezzi. Ci sono tanti posti dove si fa musica, ma non sono sempre posti dove c'è una buona attrezzatura. A volte non sono neanche bar o caffè, è solo un posto con o senza sedie dove i musicisti suonano, improvvisano, fanno concerti e hanno un contatto molto diretto con il pubblico. La mattina dopo piove.
vado a vedere un negozio di bouzouki, lo strumento principale della musica greca. Mi perdo a guardare mandole di tutti i tipi. Quindi vado al Museo del Partenone. Anche qui ci starei delle ore. È incredibile come le storie degli eroi e degli dei che si incontrano qui abbiano un'attualità incredibile. Come se fossero state scritte ieri e invece sono del V secolo avanti Cristo, 7000 anni fa. Stando qui mi viene da pensare che gli antichi greci erano alla ricerca della bellezza e della perfezione come risposta alle eterne domande che gli uomini si fanno sul senso della loro esistenza. Alla sera, Manos mi porta in una tipica taverna greca. Chiedo a Manos qualche impressione sulle registrazioni del giorno prima. It was very nice experimental. È stata una sessione sperimentale molto bella ieri, molto particolare da far sentire al pubblico. Non vedo l'ora di poterla vedere in televisione del tuo programma. Sono molto onorato di aver suonato con te. And with George Papas also. Il mattino successivo il sole torna a splendere. Faccio un ultimo giro nel quartiere di Monastieraki, prima di lasciare Atene per qualche giorno. Qui sorgono le rovine della biblioteca di Adriano, il famoso imperatore romano. Pur essendo nato in Spagna, Adriano era innamorato della cultura greca. Nel libro di Marguerite Yourcenar, le famose Memorie di Adriano, ad un certo punto dice: «La mia vera patria sono stati i libri». Un paio di anni fa, io e l'attore Corrado Villa abbiamo messo in scena una riduzione teatrale di questo bellissimo libro, con musiche che ho scritto io. Vado a Ioannina a fare un paio di concerti con i Caossia nell'ambito di un tour internazionale sponsorizzato dalla Regione Puglia. Eravamo già stati qui l'anno precedente a portare sulle scene il nostro progetto sulla vita di Magellano e avevamo riempito il teatro municipale. Levante o deponente con il
Intervisto quindi Yorgos Pappas, che è stato uno degli organizzatori del tour, e gli chiedo di ricostruire brevemente le tappe della nostra conoscenza. Ci siamo conosciuti diversi anni fa, se non sbaglio nella primavera del 2012 a Cremona, e lì insomma abbiamo parlato di uno dei tuoi libri, Le note al margine. In quell'occasione abbiamo scambiato delle opinioni su quel libro e alla fine di questo incontro abbiamo concordato, diciamo, sull'utilità di tradurre il tuo libro in greco, ed è lì che è nato, insomma, questo rapporto di amicizia che è durato a lungo fino ad oggi, no? Il libro alla fine è stato tradotto in greco e successivamente è stato pubblicato in collaborazione col Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università di Salonico su di una rivista scientifica, quindi è stato, diciamo, un gran successo. Quest'anno ci esibiamo in un club più piccolo. Faccio conoscenza con il fonico del locale, che scopro essere un musicista e un insegnante. Mi dice, tra le altre cose, di aver scritto un libro didattico sul jazz anatolico. L'ho intervisto e gli chiedo quindi di parlarmi del libro. It's a fusion of cultures. È una fusione di culture tra lo stile dell'Anatolia e della Grecia e il jazz occidentale. Gli chiedo se il libro è destinato principalmente al mercato americano. The main company is in America, it's CreateSpace. Yeah. Il mercato maggiore è quello americano, ma l'idea che ho sempre avuto nel cuore è unire la musica tradizionale dell'Anatolia con i miei studi, diciamo, occidentali. Questa continua lotta si è risolta a 30 anni con la mia prima pubblicazione. E se ci sono molti musicisti in Grecia che suonano questo tipo di musica? Greece and Balkan. La Grecia e i Balcani sono un po' il crocevia tra est e ovest, e lo sono anche dal punto di vista musicale. È più facile per noi suonare sulla sponda occidentale, siamo fortunati per questo. La sera successiva suoniamo in un altro locale, il Beatnik. Torno quindi ad Atene di passaggio, con la speranza di ritornarci. Nei pochi giorni passati, con Manos, questa città mi ha conquistato. Sarà per il modo di vivere rilassato dei suoi abitanti. Sarà perché,
come dice l'imperatore Adriano a un certo punto nelle sue memorie, tutto quello che gli uomini hanno detto di meglio è stato detto in greco. Sarò sempre riconoscente a mio padre per avermi costretto a studiare il greco a scuola. Se si dovesse riassumere in un solo posto tutta la bellezza del mondo, io credo che questo non potrebbe essere che la collina del Partenone. Arrivederci alla prossima puntata.